Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo incontro Essere cittadini del mondo, organizzato dal corso di laurea in storia e storie del mondo contemporaneo. Siamo qua oggi per discutere di un argomento che ha dominato negli ultimi mesi i mezzi di comunicazione e l'opinione pubblica, e cioè la morte di George Floyd. Siamo qui oggi per discutere se la morte di George Floyd abbia o meno riacceso i riflettori sul razzismo americano. Ne parleremo insieme al professor Andrea Bellavita, docente di storytelling e fiction televisiva, e alla professoressa Katia Visconti, docente di storia del mondo atlantico e grande esperta del mondo atlantico. Allora, introduciamo l'argomento molto brevemente, prima di lasciare la parola ai nostri due colleghi. E lo possiamo introdurre in questo modo. Siamo al 25 maggio del 2020 e George Floyd, un afroamericano di 46 anni, muore a Minneapolis, in Minnesota, dopo che, come è noto, un poliziotto gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Nel video che riprende la macabra sequenza, si sente George Floyd, quest'uomo, dire: non riesco a respirare. Ora, questa vicenda, in teoria, sarebbe iniziata quando il proprietario di un negozio aveva chiamato la polizia per denunciare un uomo che aveva usato una banconota da 20 dollari falsa. Gli agenti erano arrivati sul posto e sempre in teoria, avrebbero trovato il sospettato nella sua macchina e, a detta degli stessi poliziotti, cito tra virgolette, sotto effetto di droghe oppure alcol. I poliziotti sostengono che l'uomo si sia rifiutato di uscire dalla macchina e a quel punto lo hanno ammanettato e immobilizzato a terra, a pancia in giù e con il volto girato verso destra. Uno dei poliziotti a quel punto gli ha premuto il ginocchio sul collo. La sequenza è stata ripresa in un video da una persona che ha assistito alla scena e poi lo ha diffuso. E il video, come tutti sanno, è diventato nell'arco di pochissimo virale sia per le immagini sia per l'audio, che è realmente drammatico, come tutti sanno. Si sente Floyd dire: non riesco a respirare, e poi dopo dire: non uccidermi. E si sentono ancora anche alcuni passanti dire: liberategli il collo, e anche sta sanguinando dal naso. La storia che segue poi è nota. George Floyd smette di muoversi, viene sistemato su una barella, caricato su un'ambulanza e muore. Ora, questi sono i fatti che, come è noto, producono non poche reazioni in tutto il mondo, non solo in America. E allora, innanzitutto, diamo subito la parola alla professoressa Katia Visconti per un commento su questo fatto e un'analisi. Prego, Katia. Perfetto, grazie mille e intanto buona giornata a tutti. Allora, innanzitutto io credo che si debba sottolineare un elemento non indifferente, e cioè il fatto che, a mio avviso, si è speculato non poco sulle ultime parole di George Floyd: non riesco a respirare, dato il particolare momento in cui quelle parole vengono pronunciate. Siamo nel maggio del 2020, come appena stato ricordato, siamo nel pieno della prima ondata della pandemia Covid-19, e la frase "non riesco a respirare" è una frase purtroppo sin troppo pronunciata. Ora, questa frase, questo caso, uno dei tanti casi purtroppo che caratterizzano la storia americana e soprattutto quella recente, questo caso, dicevo, e la pandemia in particolar modo, non ha fatto altro che mettere in evidenza, forse mettere ancor più in evidenza, un problema che caratterizza il paese Stati Uniti sin dalla sua nascita, mi tengo a precisare, cioè il problema della disuguaglianza. Ora,
Sicuramente l'epidemia di coronavirus ha reso ancor più manifeste le disuguaglianze che caratterizzano la democrazia americana. La pandemia sicuramente ha messo ancor più in evidenza gli insopportabili squilibri che esistono all'interno della società americana. Può non piacere dirlo, però è così, e che affondano le loro radici in quella che gli storici chiamano la linea del colore, oltre che nella linea del genere e nella linea della classe. Cerchiamo di fare chiarezza su questi tre concetti. Non bisogna, a mio avviso, dimenticare che le stesse dinamiche che hanno segnato la fine di George Floyd avevano segnato poco tempo prima, qualche anno prima, nel 2014, un altro afroamericano, Eric Garner, che era stato in un tentativo di arresto a Staten Island, era stato ucciso con le stesse dinamiche, soffocato. Perché vi dico questo? Perché il problema è sottolineare come il caso George Floyd, sicuramente anche a fronte della particolare situazione che stavano vivendo gli Stati Uniti in quel momento e che stava vivendo l'intero pianeta in quel momento, ma che ancora adesso, grosso modo, no, si ritrova a vivere. Dicevo, il problema da sottolineare è come il caso George Floyd faccia riemergere con forza, sottolineerei, come a uccidere George Floyd sia stata, e qui uso una parola grossa, la pandemia del razzismo, la pandemia delle discriminazioni, che ancora è dilagante, che ancora caratterizza enormemente la società americana. Questi sono problemi che non sono solamente io a sostenerli, anzi, si sono non poco accentuati nel corso dell'amministrazione Trump, nel corso della scorsa amministrazione Trump. Non è un caso che l'ex segretario della difesa, a ridosso di quei fatti, in quel maggio 2020, avesse sostenuto, e vi cito la frase che l'ex segretario della difesa pronuncia: per la prima volta in vita mia assisto ad un presidente che non cerca di unire gli americani, non fa neanche finta e anzi cerca di dividerci. Quindi avviene quel fatto, sappiamo quali sono le conseguenze, sappiamo quello che Donald Trump, come Donald Trump reagisce alle reazioni che seguono alla cronaca, no, di George Floyd, e l'ex segretario della difesa dice: noi siamo governati da un presidente che non unisce gli americani, non fa neanche finta, ma che cerca di dividerli. Ed è un'affermazione, questa dell'ex segretario alla difesa, che viene sottoscritta dai precedenti Donald Trump, Obama, Clinton, Bush, cioè indipendentemente dal colore politico. Quindi, insomma, è un'affermazione forte che viene condivisa. Ora, il tema è decisamente caldo e non può prescindere dalla presa di coscienza del fatto che la società statunitense si caratterizza per un grande problema, il razzismo sistemico. E guarda caso, di razzismo sistemico Kamala Harris, nel suo primo discorso dopo la proclamazione della vittoria del ticket Biden-Harris, non ha mancato di sottolinearlo. Kamala Harris parla spessissimo di razzismo sistemico. Ecco, Katia, scusa se ti interrompo, ma tu hai parlato di razzismo sistemico. Ecco, forse è il caso di spendere un paio di minuti. Cioè, cosa si intende per razzismo sistemico? Non è sufficiente dire razzismo, punto, perché si sente dire in giro, no? Ormai razzismo sistemico. Grazie. Sì, allora, sì, è un termine che viene spesso utilizzato e sempre più utilizzato, oserei dire, soprattutto quando ci si riferisce alla compagine americana. E viene, come dicevo prima, non a caso utilizzato parecchio da Kamala Harris, no? La quale, facendo anche riferimento a Lewis, uno dei padri, no, del movimento per i diritti civili, parla di razzismo sistemico. Ora, diciamo che la discriminazione razziale negli Stati Uniti è stata certo abolita nel corso dei lunghi anni 60. Tuttavia, nonostante attraverso a colpi di legge la discriminazione razziale sia stata, come dire, debellata,
il razzismo rimane ancora pesantemente presente, cioè rimangono presenti in maniera molto pesante problemi strutturali della società americana. E non è un caso, adesso arrivo a raccontare, a spiegare che cos'è il razzismo sistemico, però ci tengo a precisare come non sia un caso che il problema del razzismo sistemico sia stato denunciato a gran voce dal movimento Black Lives Matter, nei confronti dei quali, delle cui manifestazioni il presidente Donald Trump ha spesso e volentieri invocato l'Insurrection Act, cioè una legge che era stata firmata da Jefferson nel 1807 e che consente di impiegare le forze armate, la Guardia Nazionale, ma l'esercito in tutta la sua totalità, compresa la Marina, con compiti di polizia. L'esercito, quindi Guardia Nazionale, utilizzati, invocati dal presidente con compiti di polizia per far cosa? Per sedare disordini, insurrezioni. Guarda caso, l'Insurrection Act era già stato invocato e applicato nel 1992 contro le riots di Los Angeles, contro le rivolte di Los Angeles che erano esplose, come tutti noi sappiamo, a seguito del pestaggio a morte da parte delle forze dell'ordine di un taxista, di Rodney King. Insomma, la storia è nota e non sto qui a raccontarvela. Ora, perché è importante sottolineare che il movimento Black Lives Matter denuncia a gran voce il razzismo sistemico e che questo razzismo sistemico viene denunciato a gran voce anche da Kamala Harris, cioè dal vicepresidente? Perché il razzismo sistemico oramai è nel DNA, potremmo quasi dire, della società americana, e la società americana non riuscirà a risolvere i suoi problemi sin tanto che non avrà debellato questo battere, per rimanere in tema. Ora vi faccio degli esempi concreti per far capire che cos'è questo razzismo sistemico e come questo razzismo sistemico inevitabilmente produca disuguaglianza. Facciamo degli esempi proprio concreti. Le aspettative di vita. Le aspettative di vita dei bianchi sono nettamente superiori alle aspettative di vita degli afroamericani. Perché? Sono geneticamente più forti? No. Questo dipende dal servizio sanitario di cui godono rispettivamente i bianchi e gli afroamericani. Entriamo ancora più nel merito. Le donne afroamericane, ancora oggi, sono dati del 2019, hanno il triplo delle probabilità di morire di parto rispetto alle donne bianche. Il 300% in più è una follia se pensiamo che stiamo parlando di XXI secolo. Altro esempio, gli afroamericani sono il 33% della popolazione carceraria, pur costituendo il 13% della società americana, cioè sono una minoranza, eppure sono veramente, non dico una maggioranza, ma un terzo della popolazione carceraria. Per quale ragione? Delinquono di più? Probabilmente, ma sicuramente hanno meno possibilità di avere accesso ad un buon avvocato difensore, che in molti casi, secondo il sistema giuridico americano, è determinante per essere assolti. Dovete anche aggiungere che in molti degli stati che compongono gli Stati Uniti, qualora si venga condannati a oltre un anno di carcere, si perde il diritto di voto e quindi si perde la possibilità di accedere ad una giuria popolare e quindi la possibilità per gli afroamericani di accedere alle giurie popolari, essendo coloro i quali sono più propensi a delinquere e ad essere incarcerati, inevitabilmente diminuisce. Vogliamo fare un altro esempio di taglio più economico? Il reddito medio di una famiglia bianca rispetto a una famiglia afroamericana è decisamente superiore, si parla di $70,000 annui contro $40,000. La ricchezza media netta di una famiglia afroamericana è in media 10 volte più bassa di quella di una famiglia bianca. Un altro esempio vi faccio che è però fondamentale: proprietà di case di residenza. Solo 4 neri su 10 sono proprietari della propria abitazione contro 7 bianchi su 10. Ora, questo dato è importantissimo perché bisogna considerare che il finanziamento del sistema scolastico pubblico americano è direttamente proporzionale alle tasse di proprietà.
Quindi cosa significa questo? Significa che i quartieri dove le proprietà sono alte, cioè quindi dove c'è proprietà di case, di residenze, avranno inevitabilmente scuole di livello più alto e quindi significa che quartieri più fatiscenti hanno scuole e servizi decisamente fatiscenti. Vi ho fatto qualche esempio che a mio avviso è un esempio concreto. Siamo nel 2021 e se questi esempi non esprimono disuguaglianza, non so cosa possa esprimere la disuguaglianza che ancora domina la società americana. Credo, spero di avere risposto in maniera esauriente, professore Orecchia. No, cioè, altro che se esauriente. Ma allora, come sempre, da questo quadro anche un po' inquietante, sorge subito una domanda, e cioè devo immediatamente coinvolgere il professor Bellavita, perché la domanda è questa. Bene, a fronte di questa realtà, che è a dir poco triste, inquietante, preoccupante, la domanda è come si pone il mondo dell'audiovisivo, cioè per esempio delle serie televisive, cioè quel mondo che ormai è determinante non solo per la conoscenza del passato, visto quello che sta uscendo, ma anche per quello che riguarda il futuro, cioè la costruzione dell'opinione e di una consapevolezza. Ecco, le serie televisive cosa fanno? Come si pongono di fronte a una situazione così, così drammatica? Ma allora, grazie ad entrambi. Aggiungerei che le parole della professoressa Visconti ci hanno esemplificato molto bene non solo cosa sia il razzismo sistemico, ma anche come si debbano affrontare gli argomenti, i temi della contemporaneità, soprattutto come nel caso di elementi come il razzismo, su cui c'è forte ambiguità, su cui c'è talvolta la tendenza da parte dei media spesso a glissare o a gridare all'esagerazione. Come si fa? Con dei dati, con delle informazioni, con dei fatti contestuali e non contestabili, con degli approfondimenti seri e scientifici. Questo è quello che fa naturalmente l'ambito scientifico. E c'è anche un altro modo di sensibilizzare a problemi come questo, che è raccontando delle storie. L'audiovisivo, il cinema, la fiction seriale negli ultimi anni è diventata per eccellenza uno dei luoghi del grande pensiero critico condiviso. Noi oggi ci concentriamo, visto che un po' mio argomento di studio ed è una delle modalità con le quali spesso ci confrontiamo con i colleghi storici, soltanto sulla fiction seriale. Nelle ultime stagioni, proprio perché questo razzismo è sistemico e caratterizza il sistema e dunque necessita di una risposta altrettanto forte e potremmo dire altrettanto sistemica, quindi plurale, nelle ultime stagioni noi abbiamo avuto una vera e propria esplosione di prodotti di fiction seriale che mettono al centro il tema del razzismo. Secondo, però, e questo è l'elemento più affascinante, delle prospettive spesso radicalmente diverse. Vi farò qualche esempio soltanto su titoli particolarmente noti anche per il nostro pubblico italiano. C'è sicuramente un versante che possiamo definire militante, in cui gli eventi del presente, eventi reali o eventi finzionali, ma fortemente vicini, fortemente ispirati a dei fatti storici realmente accaduti, sono al centro del racconto e servono per sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel 2019 Netflix ha fatto uscire questa straordinaria miniserie televisiva che si chiama When They See Us ed è ispirata anche in questo caso a un evento del passato prossimo, è il caso della donna che correva a Central Park, siamo nel 1989, viene aggredita durante il suo allenamento proprio nel centro di New York, vengono arrestati e condannati tra l'altro 5 giovani, 4 neri e un ispanico, che incominciano, nonostante non ci siano prove della loro colpevolezza, proprio per
per una ragione di puro, diremmo noi, razzismo sistemico. È esattamente l'esempio che faceva prima la professoressa Visconti a proposito del sistema giudiziario, della possibilità di difendersi. E dopo un lunghissimo calvario giuridico, e soltanto in seguito alla confessione del vero colpevole vengono finalmente scagionati, con una scena finale di liberazione assolutamente straordinaria. E sempre negli ultimissimi anni, siamo nel 2017, ancora Netflix, una serie come Dear White People di nuovo mette al centro una delle grandi problematiche, che è quella della discriminazione all'interno del sistema universitario. Ci spostiamo da una istituzione all'altra e racconta la storia di un gruppo di ragazzi afroamericani che frequentano una prestigiosissima università statunitense prevalentemente a popolazione bianca, e tutte le loro attività mettono proprio, da militanti all'interno di una sfera militante, mettono proprio in evidenza tutte le problematiche della discriminazione. E noi seguiamo direttamente la loro azione di protesta, e in questo modo apriamo un occhio, apriamo uno sguardo, gettiamo uno sguardo su qualche cosa che rappresenta il tessuto sociale contemporaneo. Questo quindi raccontare il presente all'interno di una serie del presente. C'è poi però un'altra prospettiva che è radicalmente diversa, ma che è sempre più diffusa, che è quella di guardare indietro, cioè di dare uno sguardo alla storia. La professoressa Visconti diceva prima: la discriminazione si risolve a partire dagli anni 60, in qualche modo si supera a partire degli anni 60, ma poi ha un'evoluzione cancerogena nel presente. Dunque, cosa fa certa fiction? Guarda indietro. Curiosamente, nelle ultimissime stagioni abbiamo avuto due prodotti, la quarta stagione di Fargo e una serie che si chiama Lovecraft Country, la terra dei demoni, che da due prospettive completamente diverse. Fargo, di fatto un drama thriller con però grandi derive satiriche e sarcastiche, è ispirata al cinema dei fratelli Coen, e dall'altra parte invece un horror, tutti e due ambientati negli anni 50. Nel caso di Fargo siamo a Kansas City, nel caso di Lovecraft Country, scusate, ma è una delle cose più difficili da dire degli ultimi anni, ci troviamo ancora una volta attraverso la provincia statunitense. Da una parte vediamo una lotta tra bande, dall'altra vediamo invece il tentativo di un uomo e dei suoi amici di viaggiare attraverso proprio gli stati segregazionisti degli Stati Uniti, e utilizzando il puro genere, quindi dando anche al pubblico una pura soddisfazione di genere, si parla del passato per mostrare come questo passato non sia assolutamente estinto, ma abbia le sue derive ancora nel presente. Recentissima, e si torna ancora più indietro, The Good Lord Bird, la storia di John Brown, che tutti noi abbiamo imparato a cantare la canzone di John Brown fin dalle elementari, ma anche di collegare direttamente con la guerra di secessione americana. E questa serie, da un'idea di Ethan Hawke, ma in realtà a partire dal romanzo di Jackson McBride, che tra l'altro è stato tradotto proprio in occasione, anche in Italia, pubblicato proprio in occasione della serie, ripercorre le vicende di questo incredibile personaggio, le sue azioni, le sue contraddizioni e il suo ruolo in quel particolare momento storico, ma sempre per guardare al passato e farci riflettere sul presente. C'è poi un'ultimissima fase, facciamo più pochissimi esempi per rendere l'idea, che io trovo però particolarmente affascinante, che è quella della compensazione, ma anche dell'ibridazione. Due titoli su tutti, che sono attualmente Bridgerton e Lupin, stiamo parlando ancora di titoli di ancora Netflix, non a caso, di titoli di grandissimo successo di pubblico, ancora dei generi. Bridgerton è un period drama classico in costume, con vicende d'amore, di relazione, quindi una super soap, letteralmente produzione Shonda Rhimes, quindi siamo dalle parti di Grey's Anatomy, Le regole del delitto perfetto, eccetera.
eccetera, eccetera, Lupin è a tutti gli effetti un poliziesco. Cosa capita? Che in Bridgerton, che è una serie ambientata durante la reggenza inglese, quindi siamo molto indietro nel passato, all'interno di questo racconto, che è un po' una specie di contraltare di rappresentazione come Downton Abbey oppure The Crown, troviamo una società, un'altra società londinese, che però al suo interno, tra i vari protagonisti, ha questo Duca di Hastings, interpretato da Regé Jean Page, che è un attore di colore e che mette il tema, che mette l'attenzione sulla possibilità che anche in quell'epoca ci fossero uomini neri insieme aristocratici, ma che di nuovo, al di là della caratteristica del racconto, serve a introdurci il tema della differenza del soggetto estraneo che entra in una cultura, in un sistema totalmente bianco. Arsenio Lupin in realtà non è, come si dice nella vulgata, un Arsenio Lupin nero, ma è un protagonista. In questo caso abbiamo Omar Sy, uno dei grandi attori del cinema francese, notissimo al grande pubblico, che è un uomo che, ispirandosi alla lettura dei romanzi di Arsenio Lupin che gli aveva regalato il padre, in qualche modo ripercorre le gesta del personaggio letterario. Qua andiamo in un'area molto molto curiosa e particolare, quella che oggi si chiama il blackwashing, che è esattamente l'opposto del whitewashing, cioè far interpretare personaggi di colore da bianchi che si truccano. E intorno a queste cose ci sono la Valchiria Nera di Thor, ci sono, se parliamo naturalmente del Marvel Cinematic Universe, no, che è assolutamente ossessionato dall'idea di bilanciare la componente black all'interno del suo mondo. Se qualcuno di voi ha avuto il piacere nelle ultime settimane di guardare una cosa come WandaVision, una delle sitcom sicuramente più divertenti degli ultimi tempi, vedrà come, ripercorrendo tutto il mondo della sitcom americana intorno ai due personaggi principali, proprio l'inserimento di un personaggio di colore diventi un elemento di trasformazione. Ora, nella prospettiva militante, nello sguardo verso il passato, oppure in queste formule di blackwashing che spesso arrivano fino alla cancel culture, cioè il cambiamento, la cancellazione della rappresentazione della blackness nei film del passato. Avrete sentito naturalmente il caso dei film Disney, eccetera, eccetera. In tutte queste diverse prospettive, direi che emerge un elemento sintomatico della fiction contemporanea, che è quella di sentirsi in dovere di affrontare il problema del razzismo sistemico, il problema della rappresentazione. Lo fa in modi molto diversi, lo fa con soluzioni naturalmente più o meno riuscite, ma ancora una volta lo studio e l'analisi della fiction contemporanea ci aiuta a capire qualcosa in più del modo in cui un sistema socioculturale si interroga il proprio presente e interroga il proprio passato. No, volevo solo fare una piccola chiosa a questo bellissimo intervento del professor Bellavita per sottolineare questo aspetto che per uno storico, cioè ad uno storico fa piacere, cioè sottolineare come la fiction si faccia oramai interprete in maniera molto chiara, molto precisa, di quelli che sono i nuovi interessi della storiografia e gli sviluppi anche, no, degli studi storiografici, della nuova, anche il revisionismo, no, che si sta facendo rispetto a determinati temi. Penso a quello che è accaduto con la serie Roots, no, che rispetto alla serie, del 2016, rispetto a quella originale, ha messo veramente in scena, no, quelle che sono state le nuove interpretazioni storiografiche rispetto al problema della tratta e via dicendo. Mi viene un sorriso, no, perché c'è comunque ancora tutto un mondo di accademici, quelli più tradizionalisti,
che sostengono che in questo momento siano, cito quasi a memoria, tempi duri per la storia a causa, no, dell'uso, lo strauso, l'uso sfrenato, l'abuso della fiction, no, l'abuso da parte della fiction di temi storici. Io dico ben venga, se la fiction affronta gli temi storici in questo modo, come ci è stato raccontato, non sono affatto tempi duri per la storia, ma anzi sono tempi di liaison e neanche dangereuse, di grandi, no, alleanze, perché insomma la storia deve riuscire, no, a farsi strada. Se si fa strada attraverso la fiction, direi che è un sistema perfetto. E d'altra parte questo è un po' lo spirito del nostro corso di laurea, no? Unire il racconto della storia tradizionale, se vogliamo, con invece quello che sono i vari mezzi di narrazione della storia. Storia e storytelling, storia e storie, no? Quindi direi che insomma un bel intervento, e soprattutto bella questa cosa di mettere in evidenza come la fiction segua e sia molto attenta a quelli che sono i problemi storiografici e storici, e soprattutto a quelle che sono le esigenze della realtà e del quotidiano. Niente, volevo solo aggiungere questo. Grazie. Grazie, grazie a te naturalmente. Ruz, a cui tu facevi riferimento, conosciuto da noi come Radici, e proprio le due versioni tra l'altro dicono specularmente, a quanto affermavi prima, anche il fatto che la fiction oggi, quando deve mettere in scena la storia, lavora, come dire, studi molto di più, cioè si preoccupi di avere un atteggiamento filologico nella rappresentazione, o antifilologico, però sempre consapevole, un'attenzione per la sensibilità che questi eventi possono avere per il sistema socioculturale, in qualche modo si costruisca degli strumenti un pochettino più solidi per parlare di storie. Quindi direi che è un percorso convergente, come il nostro. Bene, allora mi inserisco io per chiudere, e mi verrebbe da non ringraziarvi perché mi avete rovinato tutta la chiusura che mi ero preparato, e avete già detto tutto voi a questo punto, e cioè che l'audiovisivo e la storia vanno a braccetto. Grazie di tutto, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questo intervento così interessante, e alla prossima puntata. Arrivederci a tutti.